Salve a tutte ragazze e ragazzi e benvenuti e bentornati in questo mio nuovissimo video. Come detto dal titolo, oggi video vlog, quindi vi porto con me nella mia giornata. Aspettate che c'è il gatto fuori dalla porta. Saluta. Ciao ciao. Amore mio. Tralasciamo il fatto che è fine giugno, quasi luglio, e io sono qui in felpa, però questo qua è un altro discorso. Oggi è mercoledì e in realtà non ho particolari cose da fare. Come prima cosa devo andare in palestra. Non dovevo andare in palestra, dovevo andarci domani, perché mi fanno un po' male i muscoletti. Però finalmente mia sorella ha preso un pomeriggio libero da lavoro e quindi domani lo sfruttiamo per andare in agenzia viaggi e prenotare le nostre vacanze. Che le faremo a settembre, in realtà. Non so ancora dove andremo, non abbiamo ancora deciso niente. Per questo andiamo in agenzia viaggi, così almeno ci facciamo anche consigliare un po' qual è la meta ideale, che non sono mai stata in vacanza a settembre. Sicuramente non voglio un posto super super lontano perché io soffro tantissimo l'aereo, cioè sto proprio male e quindi non vorrei fare tantissime ore di volo. Però vabbè, adesso vediamo, poi comunque vi tengo aggiornati. Via. Vai un po' più là, ok. Non mi ricordo da dove sia iniziata questa cosa, però una sera ero su Amazon e ho deciso di fare un ordine di perline. Quindi ho comprato un set contenente tantissime perline, più queste che sono delle clip e delle perline un po' più particolari, tipo con le lettere, con gli smile. Perché ho deciso di provare a sperimentare, mettermi a fare dei braccialetti. Per adesso ho fatto questo qua, tutto coi fiorellini, e anche questo qua, tutto coi fiorellini. Poi ho imparato a farne uno con le ciliegie, che però non ho qui. Ne ho iniziate anche altri, tipo questo qua con le margheritine. Ho intenzione di imparare bene perché mi piacciono tantissimo, anche se possono sembrare un po' da bambina. Però secondo me per l'estate sono perfetti, anche realizzare qualche collanina. Ieri ho iniziato a fare questo, se volete ho realizzato anche uno shorts dove faccio una sorta di tutorial, anche se in realtà non mi è venuto benissimo perché è stato un po' un casino il fatto di filmarmi, poi cioè sono minuscole e quindi è difficilissimo infilarle nei fili, sopravvo il telefono, insomma. Apprezzate lo sforzo. L'unica cosa è che ovviamente tutto questo kit l'ho pagato tipo solamente 18 euro, una roba del genere. Quindi non so se lo vedete, però tipo le perline perdono tantissimo il colore. Vorrei trovare un negozio o comunque un sito, non so se lo conoscete. Se lo conoscete, consigliatemelo nei commenti, che vendano cose un po' più, diciamo, di qualità, capito? Cioè, guardate anche i gancetti. Infatti adesso quello che sto facendo adesso sto cercando di chiuderlo senza gancetti perché comunque sono elastici, però erano oro, cioè sono partite da così e si sono ossidati tantissimo. Però ho trovato questo nuovo hobby che mi dà tantissime soddisfazioni, giusto perché non ho già abbastanza cose da fare. Ieri sera mi sono programmata, domani mattina mi sveglio e studio. E poi ho visto le perline qua sulla scrivania, ho detto ma sì, mi metto a fare un braccialettino e non ho studiato niente, però mi rilassa tantissimo perché io mi metto qua tipo con un podcast o con una live su Twitch perché adesso sono in fissa con le live o con un po' di musica e mi metto a fare tutti i braccialettini oppure li faccio da regalare, ne ho fatti un sacco da regalare, poi mettermeli tutti così colorati mi metto un sacco di allegria. E quindi sì, mi sono buttata in questo nuovo hobby che vi consiglio. Dovete avere un bel po' di manualità perché anche se non sembra, sono difficilissimi da fare. Però poi averceli su vi danno proprio soddisfazione. Lo guardate e dice, oh, l'ho fatto io, stupendo, incredibile. Non vedo l'ora di farmi tutte le cavigliere, voglio provare a farmi anche un anellino. Insomma, vi vedrete tutta acchittata con queste perlinette. Piccola parentesi, sono felicissima perché Ultimo ha annunciato le nuove date per l'anno prossimo. Io ormai non avevo più speranze, come vi avevo detto anche nel video vlog, barra ci prepariamo con voi, barra quello che sia, in cui andavo al concerto di Ultimo, avevo detto, perché lui aveva detto, che nel 2025 sarebbe stoppato e avrebbe preso un anno di pausa, anche perché la Jacqueline, la sua fidanzata, è incinta. I brividi io quando ho visto quel video di quando, vabbè. E invece no, inaspettatamente ha fatto uscire le date per il 2025 e verrà anche a San Siro. Quindi non vi sto a dire che io ho già preso i biglietti. Problema, io alle 2 pronta su TicketOne, data 5 luglio, San Siro, a prendere i biglietti, volevo assolutamente quelli del Prato Gold, ovvero il parterre VIP, quello davanti al parterre,
esauriti o comunque non si potevano prendere. Quindi cosa ho fatto? Niente, ho preso quelli in tribuna, tipo l'anello rosso che è il primo. Ora, però, oggi alle 2 escono nuovi biglietti per un'altra data, sempre a San Siro, il 7 luglio. Quindi non so se provare a prendere il Prato Gold il 7 luglio e quelli provare a rivenderli, però non so se si possono vendere perché sono nominativi. Quindi io andrei anche a 2 date, tranquillamente, però non mi sembra il caso, anche perché costano proprio 2 euro e quindi non lo so. Però non mi voglio assolutissimamente lamentare, sono super contenta che l'anno prossimo fa un'altra data e soprattutto di essere riuscita comunque a comprare i biglietti, dei bei biglietti, non quelli che desideravo, comunque sono dei bellissimi posti lo stesso. Incredibilmente è uscito il sole, quindi sono venuta qua un attimo in piscina e tra l'altro stranissimo perché sono entrata che faceva freddo, quindi avevo solo la felpa e sono uscita tipo con 30 gradi io in felpa, però vabbè, fa niente. E qua chi c'è? Ciao! In questi giorni è stranamente più affettuoso del solito. Solitamente a me non mi calcola moltissimo perché quando l'abbiamo preso inizialmente stava solo in camera di mio fratello e quando era proprio cucciolo cucciolo e quindi si è affezionato molto di più a mio fratello, a quel luogo lì e quindi sta molto di più con lui rispetto che con me, ma ultimamente sta diventando super affettuoso anche con me, cioè tipo l'altra sera ero lì che stavo guardando Tuot Tuendo su Netflix che mi piace un sacco e mi è stato tutta la sera in braccio e quindi sono super felice di questa cosa. Sono in cucina che mi sto preparando il pranzo. Stavo controllando sul sito del cinema perché mi sarebbe tantissimo piaciuto andare a vedere Inside Out 2. Quel cartone lì veramente lo trovo una genialata. Secondo me è un modo incredibile per far capire ai bambini le emozioni, in generale anche a noi grandi, perché anch'io ho capito tantissime cose guardando quel film lì. Quindi ci tengo tantissimo andare a vedere anche il 2, anche perché so che parla un po' di ansia, di queste cose, quindi ci tengo tantissimo e quindi non vedo l'ora di vederlo. L'unico problema è che guardando sul sito del cinema mi dava solamente disponibilità alle 9 stasera, che non sarebbe un problema, però mi dava disponibilità solamente in inglese e non voglio assolutamente vederlo in inglese, quindi secondo me mi dare disponibilità semplicemente perché sono finiti i posti e quindi penso proprio che andrò settimana prossima, quando l'ondata di persone che vuole vederlo l'ha già visto e ci sarà sicuramente meno gente. Mentre per quanto riguarda i biglietti di Ultimo, anche quelli in palestra ho provato a prenderli, ma sono salita sul sito, era tipo mezzo bloccato, o comunque mi diceva tipo sei in attesa per la realtà richiesta è... E alla fine ci ho rinunciato. Finito di pranzare, ora volevo andare una scappata al Gigante, che è un supermercato che non è tanto vicino a casa mia, anzi è abbastanza lontanino, e infatti non ci vado mai. E volevo cogliere l'occasione di andarci pomeriggio, perché una ragazza su Instagram mi ha fatto scoprire delle gallette che, oh mio Dio, mi sembrano buonissime. Fatto sta che le vendono solamente al Gigante, e quindi visto che ho bisogno anche altre cose, vado a farci un salto e magari colgo l'occasione per prendere anche qualcosina di diverso, visto che mangio sempre ed esclusivamente solo le stesse identiche cose, voglio cogliere questa opportunità di andare in un supermercato diverso per vedere se c'è qualcos'altro che mi attira che magari solitamente non mangio. Tra l'altro, questo supermercato è all'interno di un mini centro commerciale e sinceramente non ci vado tipo da 2 anni, secondo me, quindi non mi ricordo neanche che negozi ci sono dentro. Magari scopriamo qualcosa di nuovo. Io sono letteralmente scioccata dalla grandezza di questo supermercato. Alla fine ho rinunciato al mio giretto perché al supermercato ho trovato questa novità qua che non potevo non prendere, che sono dei fish burger con i gamberetti e il merluzzo e mi ispiravano tantissimo e quindi dovevo assolutamente prenderli, solo che sono surgelati e il pesce non va bene se si scongela, quindi ora voliamo a casa. Però sono super felice perché il mio obiettivo l'ho trovato, quindi queste qua, le potatoes, ovvero le gallette di patate, non vedo l'ora di assaggiarle. Poi ho preso la mia amata paprika dolce che avevo finito e quindi mi serviva e ho trovato questa mega ricottona senza lattosio proteica, quindi ho deciso di prenderla perché la ricotta come fonte di proteine è una delle mie preferite. Accompagna qualsiasi cosa, alla zucca, alla pasta, al pane, veramente mi piace tantissimo.
Per il resto questo supermercato è veramente gigante, cioè c'è dentro di tutto. Una certa ero tipo in una sezione di fiori finti enorme, ci sono tutte le cose per la piscina, cioè proprio boh, infinito, è quasi troppo, perché veramente per arrivare giù in fondo ho dovuto fare i chilometri. Ok, ecco, mi sono messa a finire il braccialettino che stavo facendo stamattina, questo qui. E sono un attimo scioccovasita perché ho appena assistito all'investimento di un gatto in strada. Cioè non è stato proprio un investimento, però quasi, e mi ha tipo terrorizzato. Ho questa fissa di guardare quando guido lo specchietto dietro, perché ho paurissima che mi vengano addosso. E quindi stavo andando, ho dovuto rallentare per fare il dosso, quindi ho guardato automaticamente lo specchio dietro. E in fondo alla via tipo un gatto è uscito a manetta da un'altra via ed è tipo rotolato sotto la macchina. Cioè non è che l'ha proprio investito, non so come dire, ha proprio beccato il momento di essere in mezzo. Mettete questo qua sulle ruote della macchina, il gatto l'ha proprio preso qui, così. Quindi non l'ha schiacciato, però tipo per un nanosecondo lo stava per schiacciare. Quindi mi ha un attimo scioccato. A parte questo, adesso continuo a fare il braccialettino, anche se in realtà dovrei studiare, però non riesco a studiare finché non ho finito il braccialetto. E voilà, questo è il risultato del braccialetto. Non so se lo vedete, ma lì sul fiorellino indaco c'è il nodino, così almeno sono riuscita a chiuderlo senza i gancetti. Scusatemi le condizioni, ma è la mattina del giorno dopo, perché poi alla fine ieri mi sono messa a finire il braccialetto, ho iniziato a studiare e mi sono completamente dimenticata di concludere il vlog. E tra l'altro ci tenevo a farvi vedere anche questo nuovo che ho fatto con un altro meccanismo. Queste dovrebbero essere delle ciliegine, le ho fatte fucsia perché a me il rosso non mi fa impazzire. Devo ancora chiuderlo perché sono indecisa se farci una collanina oppure una cavigliera. Per adesso è grandezza braccialetto, però devo pensarci un attimo. Intanto io vi mando un enorme bacione, vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto, devo starnutire. E noi ci vediamo settimana prossima, martedì prossimo, con un nuovo video. Ciao ragazze!